Gesù insegna a lungo e la gente non si stanca di ascoltarlo, persino per ore. Qualche volta non si dimenticano di mangiare. Vi ricordate l'episodio della moltiplicazione dei panni e dei pesci, nato proprio da lì? C'è stato un tempo in cui la gente cercava i testimoni e non i maestri. Fino a qualche anno fa, nella nostra società, non si cercava più insegnamenti, si cercava degli esempi. E allora Madre Teresa di Calcutta, Don Ciotti, Ernesto Oliviero, e avanti, no? E questi testimoni, Don Benzi, che vivevano il Vangelo, affascinavano. Capite? Più i loro fatti, i loro gesti, le loro cose. E alcuni di voi che hanno i capelli più grigi sono ancora di questa mentalità. Ma oggi non è qui così per i giovani. In fondo, ma sì, quello fa quelle cose e a me cosa mi interessa. Oggi c'è talmente tanto vuoto e smarrimento che nemmeno più i testimoni vengono cercati. Siamo nell'epoca, dicono i filosofi, un filosofo che si chiama Galimberti dice, siamo nell'epoca del nichilismo. E lui, citando il filosofo Nietzsche, che usava già questo termine, inventato da altri, ma lui lo definiva così, nichilismo. Manca lo scopo, manca la risposta al perché. Tutti i valori si svalutano. Ecco, quello che stiamo vivendo oggi l'aveva già intuito. I filosofi sono delle persone che a volte intuiscono prima quello che succederà 100 anni dopo, Manca lo scopo. Perché mi devo impegnare, può dire un giovane, tanto lavoro non ce n'è. Perché avere degli ideali? Vuoi cambiare il mondo? Chi ce la fa? Qualche anno fa i giovani erano contestatori, oggi sono tutti bravi. Ma non bravi, certo che sono bravi perché sono più bravi di come eravamo noi, questo sicuro. Pensate come hanno vissuto la pandemia, sono stati precisi. Invece, a volte sono bravi perché non hanno speranza, perché sono seduti. Manca la risposta ai perché. Perché vivo? Noi esseri umani non riusciamo a vivere se non abbiamo un perché. Non riusciamo a fare niente se non capiamo il senso. Non si capisce più il senso. Tutti i valori si svalutano. Quali sono un valore che ancora... Vedete? Questa è la situazione che tutti viviamo, Tutti, da tutte le età, di tutte le età, viviamo questo tramonto di un senso della vita. E allora... in questo vuoto c'è una fame tremenda di maestri che riempiano questo vuoto. C'è voglia proprio di trovare. Come mai pensate questo prete? Conoscete Don Fabio Rosini? Era un prete di Roma. Ha cominciato che c'aveva un gruppo di ragazzi di 15, 16, 17 anni che venivano sempre in parrocchia. Allora lui ha cominciato a dire
vi farò una catechesi alla settimana. E loro hanno continuato a venire, eh? E pian pianino gli insegnava a annusare certe cose, a riscoprire, e ha cominciato a spiegare i 10 comandamenti. Pensate, l'anno dopo, perché dura 2 anni, è dovuto farne un altro. L'anno dopo erano 4 gruppi, l'anno dopo 10, le folle di giovani, una chiesa piena, piena. Dovete porre il limite, non agli adulti, li manda via, perché non c'è spazio solo per i giovani. Si è diffuso questa cosa in tutta Italia, in altri paesi del mondo. Ma cosa fai? Andare un'ora ad ascoltare un prete che parla? Tutte le settimane per 2 anni? Sì, vado. Perché parla al cuore, perché dice cose. Capite come mai? La gente ha bisogno di nuovo di insegnamenti. Però insegnamenti da parte di uno che capisci che ti ama, che capisci che non dice cose teoriche, ma cose che ti toccano la vita, che parte da quello che tu vivi. Per esempio, che parla un giovane partendo da quello che è il dramma di un giovane di oggi. Perché che cosa succede? Che noi adulti non ci accorgiamo, siamo nel nichilismo e non ce ne accorgiamo. Ma i giovani hanno una tale sensibilità che loro la cultura del tempo la sentono sulla pelle, la patiscono. E allora quando c'è uno che ha simpatia per te, uno che prova sulla sua pelle gli stessi drammi, lo stesso vuoto che vivi te, uno che prima ancora di darti la risposta ti legge dentro e parlando ti aiuta a capire cosa stai vivendo, perché tu non lo sai dire. Capite? Potrei fare l'esempio di Suor Carmen, di Chiara Mirante, di Marco Guzzi. Queste persone, tanti, dovremmo fare un elenco, e sono venuti proprio negli ultimi anni di maestri che insegnano e la gente accorre. Come mai? Perché c'è bisogno di nuovo di questo. Ecco che perché Gesù insegnava a lungo. Perché forse Gesù sapeva parlare partendo dalla tua vita. La gente ha di nuovo voglia di ascoltare, anche chi insegna a lungo. E allora ho capito come mai questa settimana potevo parlare 45 minuti delle volte, mezz'ora di fila. I ragazzi erano così. Quei ragazzi disperati che facevano rabbia, ma erano perché non sentono nessun insegnamento da nessuno. Non sentono più qualcosa che scaldi il cuore, al massimo una serie di informazioni. I genitori non sanno più parlare dei valori, non sanno più farli innamorare, sanno solo dire ti sei divertito. Pensa la domanda più terribile. Ti sei divertito? Ma un bambino, un ragazzino che sente quella domanda gli cascano le braccia. E già, perché noi non abbiamo più valori, per cui noi la cosa più importante è divertirci, rimanere giovani. Noi siamo adulti che non vogliamo essere adulti. Ecco qua anche il vuoto. Siamo noi pieni di dubbi, siamo noi pieni di...
E allora devo seguire un adulto così? E devo seguire mio papà e mia mamma che mi dice: ti sei divertito, ma non ti segue, ma non gli interessa quel che dici, che non hai niente da dire. Invece magari uno che ti sa porre anche cose difficili, lo vanno ad ascoltare. Ecco, queste parole, io direi, ho notato di questi maestri che ho citato prima, le loro parole nascono da quella cosa che ha sentito Gesù, dalla compassione. Devono essere parole che nascono dalla compassione. Avete sentito Gesù? Egli, sceso dalla barca, vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore. Proprio come oggi, siamo pecore senza pastore, nello smarrimento, nel non avere più ogni senso. Dio è morto nel nostro cuore, il senso, i valori non ci sono, il senso non c'è, e siamo smarriti. E allora si mise a insegnare loro molte cose, cioè le sue parole partono da questa compassione. E Don Fabio Resini è partito da vedere questi ragazzi che erano sempre lì e se li sentiva che erano smarriti, che erano, e si è commosso per loro. Ecco, capite? La compassione in greco simpateia. Simpatia si potrebbe anche, simpatia. Sentire con, patire con. Cioè, certo che tu puoi essere un maestro. Oggi un ragazzo può ascoltare la sua nonna. È venuta una ragazzina che non ha, che si è allontanata dal catechismo, da tutte le cose, che non credeva più, ma adesso sta forse pensando a credere di nuovo. Però mi ha raccontato: quando ero piccola io credevo in Gesù, e chi è stato? È stata la mia nonna che mi parlava di Gesù, e si ricorda ancora che quella nonna ha avuto coraggio di parlare di qualcosa. Però sentiva da una persona che ti vuol bene, da una persona che... E dice: vedi, adesso ritorni, perché tu ancora quelle testimonianze della nonna, vedete. Ecco, se parlate, dovete avere più coraggio di parlare, per favore. Più coraggio di parlare, di raccontare la vostra esperienza, di dire quelle cose che veramente vi... per cui dareste la vita, quei valori che sono grandi, quei sogni, quegli ideali. Ma dirli a partire da questo, dall'amore che avete per quel ragazzo, per quel collega di lavoro, perché tutti siamo smarriti, mica solo i ragazzi, cosa credi? Capite che non è solo quel prete, guarda, quel prete raduna le folle, te ne puoi insegnare a due o tre, ma forse perché ho notato questa settimana... Sì, io facevo le catechesi, ma poi quando c'erano i lavori di gruppo, gli animatori, che avevano 18, 16 anni così, gli raccontavano: senti, io quando prego faccio così, faccio la preghiera del cuore e poi ripeto quella forma e poi io faccio... Allora arrivo ad ascoltare come loro pregano il Signore, ed erano dei ragazzi... di 4 anni più di loro, 3 anni più di loro, 5 anni più di loro, e ragazzi attenti. E già, perché mi dice qualcosa di grande. Ecco, vedete, ciò che non nasce da compassione diventa prevaricazione. Ecco qui, forse abbiamo parlato,
ma non perché ci eravamo commossi per le persone, non per questo sentimento di simpatia. La gente non sentiva questa simpatia, forse anche noi preti parole ne abbiamo dette tante, ma non perché avevamo questa simpatia per la gente, capivamo quello che vivevano. Erano parole teoriche, parole... Allora quelle no, quelle continuano a non essere ascoltate. Devono nascere forse perché tu stesso vai in crisi e senti il dramma dell'altro. Allora ti nascono le parole per testimoniare. Ecco, quando è che tu diventi maestro come Gesù e puoi insegnare, quando tu parli partendo da qualcosa che ti ha toccato profondamente. Ecco, allora diventi capace di esprimere lo smarrimento della gente che hai davanti, ma nello stesso tempo sai rispondere, perché proprio in questo vuoto tu hai incontrato il Signore. Oggi questo tempo di nichilismo può essere veramente un tempo di nuovo incontro col Signore, perché saltando tutti gli schemi, non c'è più religione, sì, non c'è più religione, non c'è più le regole così, così, così. Allora incontri il Signore in modo più libero, senza più schemi, incontri Gesù uomo, Gesù concreto, e ti lasci mandare in crisi da Lui. Che bello questo, eh? È qualcosa che ha sconvolto la tua vita, l'incontro col Signore. Allora lo puoi dire agli altri, perché ti ha toccato, perché ti ha... vedete? Quando Gesù è tra noi, ci parla e ci dice due tipi di parole. Parole di consolazione, parole di responsabilità. Le dico solo più velocemente perché non c'è più tempo. Consolazione: venite con me in disparte voi soli e riposatevi un po'. Parole di speranza: le sentiremo se andate avanti leggendo il Vangelo. Date loro voi stessi da mangiare. Cioè, parole di responsabilità. Ecco, Signore ci capisce, ci consola profondamente, ci dà il riposo, ma ci dà questo incarico. Oggi c'è bisogno di maestri, di persone che parlano della fede agli altri, ma in questa maniera qua.